Il mondo del cyber offrirà 3 milioni e mezzo di posti di lavoro a livello mondiale di qui al 2021 e sarà un'opportunità per le donne in un settore con grosse prospettive di sviluppo ma percepito ancora come maschile. Anche per questo, per la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, occorre contrastare gli stereotipi di genere che limitano l'accesso e la carriera delle donne nelle discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, e in particolare nell'ambito cibernetico, come quello della cybersicurezza, che ha fame di nuovi talenti e di nuove competenze. Di cyberparità si è discusso in un convegno alla Camera dei Deputati dedicato alle opportunità per le donne nel cyber e nelle professioni ad alto contenuto tecnologico e al quale è intervenuta anche il ministro delle pari opportunità Elena Bonetti. Spiega la vicepresidente della Camera, Mara Carfagna. Sono troppo poche le donne che si iscrivono ai cosiddetti corsi di laurea STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Sono proprio quelli i settori che invece offriranno nuove opportunità di lavori e lavori ben remunerati, e quindi bisogna orientarle, indirizzarle e sollecitarle. Non soltanto attraverso un'attività di orientamento e di indirizzo da realizzare all'interno delle scuole secondarie, ma anche attraverso iniziative come quella che io ho immaginato e che è diventata oggetto di una proposta di legge che ho depositato e che prevede appunto il finanziamento di borse di studio per quelle studentesse meritevoli che decidono di iscriversi a corsi di laurea STEM. Attualmente solo il 28% dei ricercatori in tutto il mondo è donna, ha rilevato Domitilla Benigni, intervenuta all'iniziativa nel doppio ruolo di founding member di Women for Cyber e direttore generale di Elettronica, gruppo mondiale nei sistemi di difesa e sicurezza con una società dedicata alla cyber intelligence e cyber security chiamata CypherGate. Di qui l'urgenza di colmare il gender gap. Il cyber è il futuro. Secondo i dati dell'ONU, il 65% delle donne e dei bambini saranno impegnati in professioni che oggi non esistono e molte di queste saranno sicuramente frutto della digitalizzazione. Domitilla Benigni. Questo è un nuovo dominio, quindi bisogna avere le competenze a 360 gradi. Credo che per le donne ci siano delle ottime opportunità, sia rispetto alle materie scientifiche, che bisogna però incrementarne un pochino la comunicazione, quindi far capire esattamente che cosa vuol dire lavorare in questo mondo, ma anche affrontandolo da altri punti di vista, anche la psicologia, la sociologia, possono essere tutte aspetti di uno stesso dominio. Io credo che molto faccia anche l'esempio, quindi capire e anche vedere nelle aziende che comunque vengono assunte donne in questo particolare ambito del cyber, vengono fatte delle carriere interessanti, vengono fatte soprattutto dei lavori interessanti, credo che basandosi sull'esempio le ragazze cercheranno delle nuove strade. E poi tanta comunicazione, bisogna parlare di più, bisogna cercare di veramente far innamorare di questo mondo gli studenti più giovani. Già dal liceo io inizierei a fare un po' di propaganda. Noi facciamo delle summer school nella nostra CypherGate che sono dedicate agli studenti del quarto e quinto anno di liceo, e dopo la summer school, quest'anno l'abbiamo fatta per la prima volta e c'erano delle ragazze e sono rimaste affascinate, perché comunque capiscono in una settimana un possibile sbocco di carriera, comunque un possibile lavoro molto interessante. Interessante.